Ciao a tutti ragazzi da Corte Trove, bentornati su Megane per questo nuovissimo video della Road to Level 99 di Nozomi Eleven Go 2 Chronostones Tuono. Eccoci, ci siamo contro i miti storici. Livello 61, mi avete consigliato di fare le squadre un po' più forti, però ragazzi, voglio affrontare queste finché le ho, diciamo, disponibili così, perché altre sono bloccate. Un po' devo fare strada e strada, dato che sono qua comodo, affronto queste qua. Comunque 61, un buon livello, dai. Ok, la formazione è sempre quella, usiamo i nostri fantastici 11 e niente ragazzi, vi ringrazio per il supporto, vi ringrazio per tutti i mi piace che avete lasciato negli scorsi due episodi in particolare e quindi ragazzi, mi raccomando, spolliciate, vi ricordo 100 mi piace il prossimo episodio. Tra l'altro siamo all'ottavo episodio, quindi non manca molto alla fine. Quindi ragazzi, spolliciate se volete anche gli ultimi due episodi alla grande, bene. Surtur, gigante di fuoco, se non sbaglio anche lo spirito di Axel. Vabbè, andiamo con Victor, come abbiamo fatto negli scorsi episodi, che ha portato fortuna. Intanto qui Bailong se la vedrà con Zhang, che ha lo spirito guerriero che funziona. Vabbè. E Goldie, dimmi che Goldie. No, Riccardo, mannaggia, vabbè. Tridimensionali, dove ci proviamo. E ce la facciamo. Grande Riccardo. Tac, così ti voglio, grande Ricky. Allora andiamo col Miximax e non posso selezionare, vabbè, fa nulla, benissimo così. Allora, dov'è Victor? Scusate, ma non lo vedo. Victor, eccolo qua, accendete un pochino, sei troppo lontano. Vabbè, Ino di Atena ragazzi, andiamo. Intanto siamo nel campo al fiume, se l'avete letto, ma bellissimo, uno dei più belli. Per Victor, sponda Zanark, cosa che faccio tirare Zanark? Ma sì, dai, fa veloce dare la sponda qua. Ok, no, come si fa questa roba? L'ho tirata ragazzi, per in tempo. Questo è stato un passaggio illuminante, quindi Zanark. Allora andiamo col grandissimo e bellissimo Angelo perduto, colpo critico extra, 1410. Mamma mia, non può pararla. Anche se sei Liu Bei, non puoi pararla. Tanto si è fuso con Darren. Abbiamo fatto praticamente il triplo. E c'è il golpe da Raymond con Victor Blade. Mamma mia, Victor, cosa hai fatto? Se sentite il rumore sotto, è il mio computer che si sta raffreddando, diciamo, qua là dentro, purtroppo, perché sto cercando di accedere, ecco, magari se qualcuno di voi lo sa meglio, sto cercando di accedere all'online di giochi di carte collezionabili di Pokémon, ma non ce la faccio perché devo fare l'aggiornamento, ma mi dice una scritta, serve l'aggiornamento del genere con un punto. Riesco a capire se sia un caricamento o no, perché non riesco a fare nient'altro, cioè non è che mi dice la possibilità di uscire, quindi penso sia un caricamento. Io lo sto lasciando là, ma non so. Vabbè, intanto Victor funziona. Comunque, se avete consigli per riuscire ad aggiornare il mio amico lì, il mio Pokémon Gigi, ditemelo. Che adesso ho capito, ragazzi, siamo contro tutte le i Miximax praticamente, in quel senso i miti storici. Che figata, ragazzi, che figata. Vabbè, ragazzi, mi raccomando, se lo sapete scrivetelo, perché vorrei giocarci, quindi ditemi come si aggiorna, perché mi viene sempre il problema, anche se provo a disinstallarlo, reinstallarlo, mi viene il problema che non riesco a disinstallarlo perché c'ho qualcosa che non va lì, non so, non mi ricordo neanche io cosa. Vabbè, questo non mi ricordo chi sia, sinceramente. Vabbè, colpo critico, mamma mia. Fallo, giusto. Giustissimo. Allora andiamo con Victor. E adesso il portiere attiverà il suo spirito guerriero, quindi lo attiviamo per Zanark. Ok, lasciamo fare. Corocoro. Quelli di Pokémon. Anche se quelli hanno la C, mi sembra. Vabbè, ci siamo. Non pari un tornado di fuoco di caro Liu Bei. Non lo pari. Semplicemente con questi due giocatori qua. 881. Sfera di porpora. Attenzione, forse lo para. Non lo para. E allora ci sarà il gol per la Raymond con Victor Blade. Doppietta per lui. Dai, Victor. Ottimo, ottimissimo.
Va bene. Andiamo subito in pressing con Victor. Ok. E attacchiamo con la nebbia avvolgente. Tanto mi giro per vedere se c'è qualche aggiornamento. Ma lì, ragazzi, una volta l'ho lasciato anche mezz'ora, ieri mi sembra. Una volta. Ieri l'ho lasciato mezz'ora e non ho fatto niente. Quindi boh, non penso sia un caricamento, proprio no. Che devo fare, ragazzi? Spiegatelo per favore. Non so se qualcuno di voi ci gioca, insomma, può darmi un consiglio, mi aiutereste davvero tanto. Tanto torniamo al gioco. Doppio tocco di Victor. Quanti critici sta facendo che Victor. E andiamo. Mi salto tutti. Anche Cao. Saltato di brutto. Doppio tocco ancora. Meno male che gliel'ho insegnata perché è davvero forte. Ti sta a pennello. Attenzione qua. Mi inseguono ma non mi riescono a colpire. E allora abbiamo il tornado di fuoco di D. Comunque mi sa che loro hanno il mixing mask con i nostri giocatori. Cioè è una cosa contraria, avete capito? Quindi gli ubei fra quello di JP probabilmente. Boh, non so. Sfera di porpora. Non va. E ancora una volta ci sarà quindi la tripletta. Il gol di Victor Blade. Cosa ha fatto? Che partitone che sta facendo? Partitone plurale, perché anche lo scorso è stato. Ha fatto 5 gol Victor. Cosa mi sta combinando? È fortissimo. Addosso. Può ancora dire la sua. Guarda, ancora 81 di punti. Può fare ancora il quarto gol, ragazzi. Può fare il quarto gol. Attacco. Vi ho detto che se usa una tecnica e c'è uno scontro di spirito di armature, ti rimetti sempre la tecnica. Non so se sia vero, però. Ah, tattica speciale. Usiamo ancora il virtuoso che prima ha fatto bene. Ottimo. E quindi la passerà a Zanark. Non lo so. Sì, a Zanark. Eccolo qua. Sfonda Zanark. Sfonda senza paura. Grandissimo. Allora, adesso prima di fare scemenze, io la vorrei passare a Victor perché altrimenti mi sfianca. Guardate quanto veloce sei. Quanto veloce è. E comunque, te lo dico anche con il tu. Quanto veloce sei, Victor. Ancora, tornado di fuoco. Didi. Un po' più scarsito stavolta, si vede la stanchezza. E c'è anche l'armatura di Liu Bei. Quindi stavolta è più difficile. 796 contro 583. E quindi ancora una volta ci sarà il gol. Il gol per la Demon con Victor Blade. 4 gol. Che partitore. Guarda, il titolo partita spettacolare di Victor, anzi, Victor scatenato l'ho già usato, quindi non potrò riusare quel titolo. Però, cioè ragazzi, quanto forte è. Poi so che i livelli ovviamente contano, però ragazzi, è comunque fortissimo. Io mi chiudo in difesa, adesso faccio il quinto gol per la S e poi mi chiudo in difesa, quindi attivo lo spirito guerriero di JP per non rischiare, perché anche la scorsa partita, non l'avete visto in camera, ma c'erano dei tiri da lontano, insomma, quindi ora un pochino rischiato. Nebbia avvolgente, armatura contro armatura, questa sarà molto bella. Vediamo se attiverà delle mosse. Non le attiva, quindi in teoria dovrei farcela io. Sì. Ottimo. E andiamo. Artù e Oda, mi sembra. Che coppietta, ragazzi. Mica male questi giocatori, eh. I miti storici che a quanto pare sono dei grandi calciatori. Forse riesco a fare un altro tiro. No ragazzi, se ne fa 5 così, cioè se ne fai 5 così Victor veramente vuole un sacco di mi piace. Quindi dai, ancora una volta tornando di fuoco di 756, sempre più scarsetto perché è stanco, però ce la puoi fare Victor. Voglio 100 mi piace entro stasera se lo fa. Ragazzi, 5 gol di fila così, Victor Blade. 100 mi piace al prossimo episodio, ma li voglio raggiungere, ragazzi. Entro sta mezzanotte bisogna raggiungerli. Mamma mia, che giocatore! Che giocatore! Fin troppo facile, Frosborone. Mamma mia, ragazzi, che forte che è. E addirittura le energie per fare un'altra nebbia avvolgente. Ma che partita ha fatto! Che partita ha fatto! Grande Victor. Paf. Grande. E sfiancherà giustamente adesso. Eccolo qua. Va bene. Però non è Zanark. Ancora tattica. Ci riprovano di nuovo. Non ha capito che noi siamo molto più forti.
Virtuoso. Pallone a Zanac di nuovo. Andrà sempre a destra a quanto pare. Sfondiamo ancora una volta. Ci proviamo e andiamo ancora. Zanac deve usare l'armatura però, perché vedete è già stanco purtroppo. Quindi armatura e salto esplosivo, ragazzi. Non lo taglio, lo salto. Lo salto. Il salto esplosivo perché è una mossa bellissima. E tacchete 8-8-8 con l'extra. E tacchete, potrebbe esserci anche il sesto gol in un solo tempo. Mi avete inviato dei messaggi tipo: io faccio anche 20 gol, 30 gol. 30 penso sia impossibile a livello di tempo, però 16 gol uno mi ha scritto, ci credo. E effettivamente andando avanti così ci potrei anche arrivare. Però nel secondo tempo non avrò Victor, non avrò una Zana così in forma, quindi non sarà così facile. C'è gol, gol per primo con Zana, che entra anche lui nel tabellino dei marcatori. Grande Zana, che come ho fatto per l'ultima parte, anche per la penultima, non vi registrerò il secondo tempo perché penso che un tempo basti. Avete visto abbastanza, ragazzi, quanto stiamo giocando bene. Cioè veramente, veramente quanto sono forte, no? Non posso dirlo perché sono squadre comunque con tanti livelli in meno, e questo lo capisco. Però ragazzi, è bello tornare così a giocare, a vedere tutte queste mosse. È bello, ragazzi, è bello. E comunque, come avete visto ogni partita, a parte questa, devo dire, questa partita un po' meno, c'è sempre tanta sfida. Questa, ripeto, un po' meno, però di solito c'è sempre tanta sfida. Ottimo, ci sono anche dei Miximax, di tipo quelli alla destra, che ha fatto anche la sfida prima con Zana, questo qua che mi sta venendo, che non ho mai visto se non sbaglio. Anche questo qua, non so chi sia Guan. Guan però l'ho già sentito. Boh, sono quelli di Zana, anche dei suoi uomini, non lo so. Ancora, salto esplosivo. Purtroppo non avremo l'armatura quando tireremo, però ragazzi, io sono invincibile, non lo toglie nessuno. Attenzione, si fia anche al portiere. No, non era il portiere, mi sa. No, è lui ben in porta, giusto. Quindi, anche se non abbiamo più armatura, io sono invincibile. Potrebbe essere un clamoroso 7-0 nel primo tempo. 652 con l'extra. Vediamo. Ancora energie di Liu Bei. E va con la mano insuperabile. Questa è una bellissima sfida. Ce la fa di uno. Ce l'ha fatta di uno. Non so se l'avete visto. Io ero 7, lui era 8. Non ci credo, bastavo uno sputo più avanti e facevo gol. Vabbè, ragazzi, è finito il primo tempo. Wow, intanto lì sempre a caricare. Scrivetemi un commento per favore su Pokémon. E va bene, e farò il secondo tempo. Ci vediamo fra poco. Ragazzi, off camera, ho fatto un altro gol. Indovinate con chi? Con Victor. Ci ha provato tante volte Fei anche prima, che non ce l'ha fatta. Ma questo è servito sicuramente a indebolire il portiere, che intanto ha perso il Miximax, che non ha più energie. Quindi Victor ha segnato facilmente. Sta segnando facilmente anche adesso con l'impeto doppio. C'è il gol, di Victor. Blind per la Raymond. È il secondo gol che segna con l'impeto doppio. L'ho fatto anche appunto quello che vi raccontavo. Siamo 8-0. Mamma mia, ragazzi, che partita a senso unico. Ovviamente potevo fare molto di più, ma non avevo tanta voglia sinceramente di spingere ancora. Arrivato a questo punto, quindi ho voluto fermarmi, diciamo così, avere un attimo di pietà. Ok, quindi attenzione, provano. Ah, mi ha fatto anche un tiro da distanza, appunto, come vi dicevo. Sinceramente l'ho bloccato molto facilmente con un impasto di Goldie. Non mi è servito altro, per farvi capire la semplicità anche adesso. Uno spirito guerriero contro un normale e riesco a prenderla, cioè capite? Tra l'altro Riccardo l'ha presa Oda, ragazzi, mamma mia. Quando allievo supera il maestro. Attenzione, qui da lontano, più che posso, Zanar. Vediamo se riesce a fare qualcosa. No, vede però che comunque sono scarsi, sì, ma non troppo. Ancora sarà una sfida. Tanto ricordate la roba là di Pokémon che vi dicevo. Bene, cioè mi è scomparso il caricamento, o quello che io penso fosse un caricamento. Mi è tornato il desktop. Ok, perfetto. Crashato tutto. Stava scaldando troppo. Infatti il computer, ho avuto uno stop. Ho detto, cosa è successo? Vabbè. E ragazzi, mi spiegate voi nei commenti per favore, perché mi piacerebbe tanto poterci giocare, insomma. Vabbè, e so che c'è su mobile, però purtroppo il mio telefono mi dice che non lo supporta. Intanto cosa sta facendo Ario? No, è finita, peccato, vabbè. E quindi posso usarlo, sì, solo su BlueStacks, quindi su computer, ma su Android è un po' un casino a spiegarlo. Però ovviamente è un pochino lag, quindi non vale neanche la pena. Va bene ragazzi, per questo video è tutto. Mi raccomando, più di 100 like per il prossimo episodio. E abbiamo Riccardo al 99. Poi vediamo un po' se c'è qualcuno che è arrivato vicino. Beh, c'è Rioma al 97.
Sono contento anche per Zanac al 94, quasi 95, perché sarà l'undicesimo a arrivare al 99, Zanac. E gli altri, sì, Arion avevo visto che è 97, quindi siamo messi bene, ragazzi. Mancano due episodi, quindi forse è necessario che io faccia una partita off camera, ma per il resto ci siamo, ragazzi. Come vi piace, iscrivetevi e commentate. Ciao ciao!